Cari amici, buonasera a tutti. Un po' di musica non guasta. Questa è la musica del Papete, che non so neanche che anno fosse, comunque prescinde, ci accompagnerà un attimo in questo video. Allora, innanzitutto è un po' che non faccio questo tipo di video perché non ho tempo, nel senso che quando mi perdo nelle mie cose così, sempre a livello hobbistico, avviene in garage, insomma intorno alla macchina, cose di questo tipo. Di conseguenza una volta avevo più tempo. Adesso però ho voluto fare questo perché purtroppo è risaputo che nel web c'è il bravo, il cattivo, l'intelligente, lo stupido, l'ignorante, il cretino, l'imbecille, quello che la mamma è sempre incinta, insomma. E spesso e volentieri metto dei video, ma non perché debba né accumulare punti, né accumulare iscrizioni, non devo arrivare al punto che YouTube mi debba dare un mensile, come qualcuno forse sta pensando o ha pensato. Io lo faccio a livello hobbistico, cioè una cosa la provo, poi se mi piace o se funziona la metto nel web in suggerimento a tanta gente, che poi è libera di provare o non provare. Perciò non è obbligata a seguirmi, non è obbligata a iscriversi, anzi, se quando ci sono questi idioti che si sono iscritti si cancellassero sarebbe una bella cosa, perché sinceramente mi creano del nervoso, nel senso che dico ma perché questo mondo, e poi il motivo del perché andiamo come stiamo andando, ci sono questi idioti, questi sono gli idioti che sono oggi anche, per non fare un discorso politico, al governo e al sistema come funziona. Spesso e volentieri mi fanno delle osservazioni assurde, proprio, cioè io dico, se tu una cosa che io ho provato, l'ho messa sul web, a disposizione di tutti, gratuitamente, e la suggerisco, vuol dire che funziona. Se, come è già successo nelle celle o altro, non funzionava bene, adesso basso un po' un attimo la musica, mi sembra un po' strano, ecco, non funzionava bene, ho messo anche poi i video del cattivo funzionamento per mettere in guardia un po', anche un po' tutti, o chi ha avuto l'occasione di... un attimo. Ti chiamo fra 2 minuti, ti chiamo io. Praticamente, insomma, ho messo questa a disposizione anche per evitare che qualcuno faccia acquisti di un prodotto o l'altro, che poi a me non mi viene in tasca niente, che acquisti o non acquisti, ma per evitare di spendere soldi inutili, perché abbiamo riscontrato qualche problema, tipo per esempio le celle idrogeno hanno subito una serie di casini, ormai le sogno la notte, con amici che sono pronti a sfidare, a cercare, a trovare, a capire un miglior funzionamento dell'auto stessa, un miglior proseguimento anche della vita dell'auto, un evitare anche di inquinare, come oggi sono andato un attimo giù in posta, avevo davanti una macchina americana bellissima, quelle con le alette dietro, non so che marca fosse, forse una Ford, volevo avvicinarmi ma ho dovuto rinunciare, mi sono allontanato quanto prima perché mi mandava una puzza della Madonna di scarico. Vabbè che è una macchina molto vecchia, però bella, tenuta da regola d'arte, bellissima, mi piacerebbe anche averla sotto un certo aspetto perché è veramente interessante, però un odore della Madonna. Allora, questo idrogeno, come dire, si fa per evitare anche l'inquinamento di tutti, perché con la Y, mi ricordo quando ho fatto il primo collaudo, ho voluto lasciare attaccato l'impianto e da 3,0 di CO2, come cavolo si chiama, di scarico, come consente, scusate, la casa costruttrice, la Y, poi era una macchina che aveva già un po' di anni, una Y, l'elefantino per capirci, che poi c'è nel web, e il risultato era 2,4, insomma si può dire che un terzo, un quarto, possiamo fare anche un quarto di gas in meno che si emana nell'aria, nonostante poi che i motori adesso, diciamo, ci si sta, insomma, non sono mai con questa di oggi, che è una cosa allucinante, mi sono dovuto proprio distanziare perché non respiravo più, ho pensato, pensa te, 20 anni, 30 anni fa in America,
che sono dei 4.000-5.000, mamma mia, adesso è stata una roba grande là in America. Vabbè. E torno al discorso, perciò io non ho piacere che se qualcuno vuole fare un'osservazione la faccia, per l'amor di Dio, anzi io ho piacere perché è la critica negativa che aiuta a trovare un miglioramento. Ma la critica negativa deve essere fatta con rispetto ed educazione, cosa che manca in tantissima gente. Poi dopo io divento un pochettino cattivo e incomincio a dire delle robacce bestiali. Infatti qualcuno si va a vedere nei miei blog, soprattutto adesso ho risposto a un demente per il discorso degli orologi con la faccenda della miscela della varechina, prima la profumata poi l'altra, che crea una schiuma. Questa schiuma in effetti va a pulire veramente bene sia il rasoio sia gli orologi, tanto gli orologi sono un po' impermeabili, non dovete stare 27 giorni dal coso, di conseguenza mi ha risposto, ma io non mi farei uno, ma non mi farei pulire neanche la casa, la cosa del cane. Ma che cazzo me le frega a me? Per me puoi andare a farti anche inculare. Cioè io non mi frega niente, cioè di cosa vuoi fare, se vuoi fare, se vuoi fare lo fai, se non lo vuoi fare non lo fai, nessuno ti obbliga, vai a vedere il culo, cioè non so. Un attimo solo che... E di conseguenza pregherei questi signori, che io considero poco intelligenti, di evitare queste... questo è un telefono gentile, di evitare queste osservazioni inutili. Allora, o fanno delle osservazioni del tipo ma sei sicuro, hai provato, rispondo ben volentieri e con educazione e mi fa anche piacere rispondere, ma se devono dire delle cazzate pregherei, come dico spesso e rispondo, di non iscriversi. Se siete iscritti cancellatevi, che mi fate un favore, e nello stesso tempo se non vi piace il video girate. YouTube ne aveva fino a qualche anno fa 55 milioni, sicuramente saranno aumentati. Consiglio di guardarne degli altri, cioè non c'è bisogno di guardare i miei, andate a guardare degli altri, cioè levatevi dai maroni, non state a guardare i miei video e fine della musica, cioè non so dov'è sto problema. Questi sembrano accaniti perché devono dire loro, questi ingegneri, questi architetti, questi tutti questi soggetti che credono di aver capito tutto nel mondo, perché sono controllati dal titolo. A uno gli ho detto ti nascondi dietro un titolo, in effetti, perché credono che quando diventi ingegnere, avvocato, dottore hai toccato il mondo, o il cielo, o le palle di Dio, e invece sei un coglione. Perché l'ambizione, come dico sempre, è l'ultimo rifugio del fallito. Tecnicamente sono personaggi falliti. Falliti già in partenza, so se mi spiego, perché non hanno capito un cazzo. Allora, continuo a dire, pregherei chi vuole collaborare, sono a disposizione. Anche consigli, a volte un consiglio di un'altra persona che ha fatto qualche errore, che ha piacere di divulgare, di condividere, io ci sono. Se dovete fare dei commenti dementi, per cortesia, onde evitare che io vi blocco, perché poi blocco l'utente, evitate che vi risponda male e fate a meno di farmi girare i coglioni. Ok? Siamo al 26 gennaio del 2017, sicuramente quest'anno sarà un anno un po' movimentato, perché ho visto che è partito un po' di traverso, la gente forse inconsciamente ha paura del numero 17, anche se qualcuno considera che il 13 sia lo sfortunato, io penso che sia più il 17, però già ho iniziato l'anno combattendo e dico adesso evitate di rompermi i coglioni per questi soggetti, fate a meno di guardarmi e andate, detto in parole con amore, a fare in culo, d'accordo? Ciao ragazzi, cioè non i miei fans, quegli altri, andate a fanculo, ai miei fans un aiuto, Ciao ciao cari, ciao, seguitemi che quando c'è novità, adesso se ne arriverà una, sarà la bomba del web, quella dell'idrogeno che sto studiando, non mi è arrivato 2-3 pezzi da Amazon oggi, ma è questione della settimana prossima, quest'altro sabato va in linea, poi che succede un casino lì. Ciao ragazzi, buona giornata, ciao a tutti.